A Palazzo Pacanowski, sede dell'Università Partenope, si è tenuta questa mattina la cerimonia di chiusura della prima edizione di Contamination Lab, iniziativa che ha visto la partecipazione di oltre 50 studenti di diversi percorsi di studio alle prese con lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative sui temi della Blue Economy e della Circular Economy. Articolato in 4 fasi, il percorso si è concluso con la premiazione delle idee migliori, alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico, del sindaco Luigi De Magistris e del rettore dell'Università Partenope Alberto Carotenuto. Insieme giovani, formatori, università, il comune, quell'impresa di comunità, soprattutto la contaminazione tra esperienze diverse, la partecipazione dal basso, la blue economy, l'economia circolare, quindi la valorizzazione del territorio, i beni comuni, il mare, l'acqua, non più depredare, non più prenditori, non più saccheggiatori, non più consumatori universali. Ecco, Napoli in questo può essere laboratorio, unica città d'Italia che ha l'acqua pubblica, prima città d'Italia che ha fatto una delibera strategica su ossigeno bene comune, prima città d'Italia, grande città d'Italia che ha emesso un'ordinanza plastic free sulla zona antistante il mare e sul lungomare, il piano strategico che abbiamo adottato in difesa del territorio. Insomma, questa città è identità, radici forti, rivoluzione, e non cadrà mai in quel sistema criminale in cui si debba scegliere tra diritto al lavoro e diritto alla salute, cosa che continuano a fare anche di questi tempi di cambiamenti a Taranto.